un campetto, due porte, due squadre di bambini, ovvero la materializzazione, in fondo semplice, di un desiderio, il massimo dei sogni che diventa reale per lo spazio infinito di una partita. Questa è stata l'ispirazione per la fortunata serie Goal, realizzata dal giornalista Luigi Garlando, che ha come protagonista la squadra delle cipolline. L'idea della serie Goal mi è venuta osservando molte partite di ragazzini, magari il sabato o la domenica, ma mi piace andare a vedere i bambini che giocano a calcio, come giocavo io quando ero piccolo, e vedendo che purtroppo molti allenatori, ma anche i genitori, pretendono da questi ragazzi che siano subito dei piccoli campioni, quindi che facciano subito risultato, che scimmiottino i grandi anche tatticamente. Quindi ecco, da questi esempi un po' infelici che tante volte purtroppo dobbiamo vedere sui campetti dei ragazzi, mi è venuta invece la voglia di presentare il calcio, diciamo, come piace a me. Credo che si possa raccontare un calcio diverso da quello esasperato che ci viene proposto dal calcio professionistico e che purtroppo tante volte diventa anche un esempio negativo per i bambini e per i ragazzi. Una chiave è proprio quella, come dicevo prima, di insistere di più sul piacere del gioco, un piacere del gioco che viene sommerso ad alto livello dagli interessi e dall'esasperazione ovviamente del risultato, e quindi le cipolline soprattutto vivono questa filosofia gioiosa, no? Il loro motto principale è: chi ci diverte non perde mai. Il secondo è: noi siamo un fiore, non petali divisi. E quindi ecco il senso del divertimento e il senso dell'amicizia. Ai bambini piace divertirsi con le partite, quindi io credo che uno degli elementi necessari, al di là della simpatia dei personaggi, sia anche la competitività, perché poi le cipolline non è che vanno in campo solo per mandare dei messaggi, vanno in campo per vincere, ed è giusto che sia così. I ragazzi, i bambini devono essere dedicati allo sport, anche alla competizione, che poi sarà un elemento che troveranno crescendo anche nella società. Quindi le cipolline piacciono perché si battono, lottano per vincere, per migliorarsi, vincono i loro campionati. Il pubblico delle cipolline è composto anche molto di ragazze e di bambine. Questa è stata per me una sorpresa, però fino a un certo punto, perché io nella costituzione di questa squadra ho inserito apposta due gemelle, quindi in squadra ci sono anche due bambine, e il pubblico femminile appunto ha apprezzato anche questi maschiacci che giocano a calcio.